La luminosità della Luna potrebbe offuscare il tanto atteso fenomeno delle stelle cadenti della notte di San Lorenzo. Secondo gli esperti, per vedere al meglio la pioggia di meteore bisognerà aspettare il 12 agosto. La notte, quella tradizionale, è oggi, quindi è il 10 di agosto, anche perché appunto ricorre il martirio di San Lorenzo, che è avvenuto nel 258 d.C., e da quel giorno le cosiddette stelle cadenti hanno preso il nome di lacrime di San Lorenzo. Però effettivamente oggi il fenomeno astronomico si è spostato un po' avanti, per cui il massimo di questo sciame meteorico ci sarà nella notte fra il 12 e il 13 di agosto. Ogni anno ricorre il 10 di agosto, ma non sempre la situazione astronomica è la stessa. Quest'anno avremo un po' il disturbo della Luna, che è poco dopo il primo quarto, e quindi la Luna tenderà ad attenuare soprattutto le scie più deboli. Però comunque è uno spettacolo che vale la pena di essere visto, di essere così osservato, e il nostro consiglio è quello di portarsi sicuramente al buio, lontano dall'inquinamento luminoso, lontano un po' anche dalla foschia, se è possibile un po' in montagna, e da lì insomma sperare di avere una serata persa in modo da poter osservare bene questo fenomeno delle cosiddette stelle cadenti, che in realtà non sono, come sappiamo, non sono stelle vere e proprie, ma sono frammenti, piccoli frammenti che entrano nell'atmosfera terrestre, si incendiano e quindi danno luogo a questo spettacolo pirotecnico.